Allora, innanzitutto grazie a tutti per essere presenti e voglio iniziare veramente molto brevemente a spiegare il perché di questa conferenza di oggi, visto che di volontari si è parlato molto, si è scritto e si è letto molto in questi mesi ormai, ma quasi un anno, perché noi stessi come rivista, come EFFE, ce ne siamo occupati ormai da quasi un anno, però se ne è scritto sempre in maniera, diciamo, dal lato fiscale, tributario, per un professionista di quell'area. Quello che è mancato in tutti questi mesi, e mi è piaciuto poi trovarmi con gli amici qualche settimana fa e capire che mancava questa cosa, è mancato, diciamo, il lato operativo per chi come voi si trova davanti un'opportunità alla fine, perché non vi nascondo che poche settimane fa, parlando con un responsabile di una rete anche piuttosto grossa, che oggi non è qui purtroppo, mi diceva: guardi, il 2015 noi ce lo giochiamo su questa voluntary. Poi naturalmente però ci sono molte cose che ancora alle reti stesse devono arrivare. Allora, quello che cercheremo di fare oggi è saltare tutte le tecnicalità che caratterizzano la voluntary, di cui l'abbiamo sentita in tutte le salse, insomma, e invece concentrarci sugli aspetti opportunistici, tra virgolette, ovvero sul dopo voluntary, su cosa accadrà, quali sono le opportunità per le reti di promozione finanziaria, per le reti di private, quali sono le soluzioni di investimento proponibili, quindi adottabili e proponibili alla clientela, e perché no anche dare uno sguardo a quali possono essere le criticità oggi e magari anche in futuro. Naturalmente poi c'è un altro aspetto molto interessante, secondo me, che i nostri ospiti ci aiuteranno a comprendere, che è quello relativo al momento ideale per candidarsi ad diciamo gestire / allocare i capitali che rientreranno, perché anche in questo caso, voi sapete, per tutto quanto riguarda la normativa sull'autoriciclaggio, insomma, qualche rischio esiste. Quindi, comunque, detto questo, io eviterei quello che magari qualche giornalista fa ogni tanto, che esagera in protagonismi, e lascerei lo spazio agli esperti, in modo che riusciamo magari ad avere anche un 10 minuti finali per vostre eventuali domande, sia dalla platea, sia eventualmente one to one al termine della conferenza. E quindi passo immediatamente a presentarvi i relatori della nostra giornata, che sono dalla mia sinistra Leo De Rosa, dello studio Russo De Rosa Associati, Aldo Varenna, il presidente dell'EFPA Italia, Michele Muscolo, consigliere delegato di Generfeed, la fiduciaria del gruppo Banca Generali, Giuseppe Marsi, AD di Schroeder Italy SIM. Quindi, fatta questa velocissima premessa, appunto, cercando di non disattendere le aspettative, io partirei dal dottor De Rosa, appunto. Quindi noi stiamo parlando con un legale, con un tecnico in questo momento, ma vogliamo evitare, diciamo, andare un passo oltre quello che è già stato detto in molti modi. E quindi le volevo chiedere, appunto, qual è adesso, cioè, perché la voluntary è strategica in questo momento per gli intermediari, per i promotori in particolare? Quali sono le opportunità che si avanzano per chi ha comunque dei clienti che stanno perfezionando o perfezioneranno la voluntary? Allora, innanzitutto grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Mi hai chiesto, ti do del tu perché di solito ce lo diamo, quindi mi permetto di farlo. Mi è stato chiesto di non essere tecnico, evidentemente è il mio mestiere, quindi non esserlo devo comunque sforzarmi un po', ma cercherò di farlo. Prima di tutto però voglio dare un messaggio che è forte, e cioè quello che in teoria e in pratica noi oggi abbiamo tutti gli ingredienti, tutti gli strumenti per poter presentare le istanze. Perché? C'è una norma di legge approvata a dicembre, la legge 186/2014, c'è un decreto attuativo 30 gennaio del 2015, ci sono le istruzioni ministeriali diramate una decina di giorni fa con la circolare numero 10, che hanno declinato e
in un qualche modo chiarito alcuni profili applicativi di carattere generale, mancano ancora tanti profili all'appello, però oggi siamo pronti. Quindi il primo messaggio da dire è: siamo all'interno di una macchina che è già in grado di funzionare. Una macchina, prima lo condividevo con i colleghi, in cui c'è una componente, diciamo, intellettuale, volta chiaramente alla comprensione della fattispecie, alla sua declinazione operativa, alla gestione dei profili di dettaglio, che però è il 10% di tutto il processo, perché nella catena del valore della voluntary disclosure il restante 90 sono muscoli. Sono muscoli che risiedono fondamentalmente nella capacità che dobbiamo avere di avviare, perseguire e finalizzare una procedura che va dalla archiviazione, raccolta della documentazione nella maniera più riservata possibile, fino alla finalizzazione dei versamenti che sono conseguenti a un'istanza e a una relazione di accompagnamento. Per parlare di quello che dicevi, cioè il futuro, e in particolare del ruolo che gli intermediari finanziari giocheranno all'interno di questo processo, non posso che partire da una considerazione di tipo comparativo. Cioè non posso che partire dalla differenza fondamentale che esiste a questo proposito tra il mondo scudo e il mondo voluntary disclosure. La differenza è in primo luogo di ruoli. Non devo essere tecnico e non devo essere neanche autoreferenziale, però tant'è, nella voluntary disclosure il professionista ha un ruolo decisivo, nel prima, nel durante, molto meno nel dopo, della procedura, nella misura in cui è soggetto che affianca il cliente nel dialogare con gli intermediari esteri, nel supportare e coadiuvare la fase di selezione, archiviazione e processo della documentazione, nella fase di calcolo, che non è necessaria ma estremamente opportuna. Cioè, tanto per parlare chiaro, noi potremmo presentare le istanze di voluntary disclosure senza entrare nel merito di quanto costa al contribuente, perché quella è una parte che l'amministrazione finanziaria si riserva volentieri, però capite bene che è improponibile mettere tutti gli ingredienti di quantificazione delle imposte e delle sanzioni nelle mani dell'amministrazione senza aver, diciamo così, preparato il contribuente a quella che sarà poi la diciamo dialettica, speriamo di no, ma soprattutto la finalizzazione, il costo e il pagamento relativo alla procedura. Quindi c'è un ruolo che vede il protagonista essere vicino a tutto questo e che poi si concretizza anche, non a caso è stata prevista una malleva per il professionista che maneggerà e verrà coinvolto in tutta una serie di profili e passaggi, un affiancamento che si traduce e si concretizza addirittura nella sottoscrizione dell'istanza e nell'invio dell'istanza. Gli intermediari, perché era quello che mi avevi chiesto un po' di evidenziare. Come sapete, al di là poi, come dire, dei coinvolgimenti pubblicistici, l'atteggiamento e l'approccio che gli intermediari stanno avendo è, pur nella varietà che l'istituzione porta con sé, poi ci saranno degli esponenti che lo racconteranno dal di dentro, però io che lo guardo dal di fuori, almeno questo profilo, ho visto che c'è una forte prudenza, una forte consapevolezza che il cliente potenzialmente interessato dalla procedura ha ancora un profilo di rischio elevato. Ed è questo il primo effetto del dopo voluntari, cioè nel dialogare con clienti che si regolarizzano, il livello di rischio del soggetto che poi diventa destinatario di tutti i servizi, da quelli fiduciari a quelli di gestione patrimoniale a quelli di asset protection della procedura, è un livello di rischio che si abbassa drasticamente, quindi un cliente meno rischioso. Quindi la prima sfida che gli intermediari si troveranno a vivere è quella di parlare con dei soggetti che, in quanto regolari, non sono più scomodi, non sono più critici per tutta una serie di profili, perché poi è inutile nascondersi di un dito, molte volte l'intermediario sa di avere di fronte un soggetto che è caratterizzato da due anime, un'anima italiana trasparente alla luce del sole e un'anima che magari è stata scudata in parte o non scudata, e quindi tutto questo renderà più semplice una dialettica a tutto campo con il cliente. Secondo aspetto, un cliente di questo tipo è un cliente che quali quantitativamente diventa più ricco. Per esempio, all'appello dello scudo mancarono molti asset illiquidi, su tutti, per esempio, le opere d'arte. Perché? Perché fino al momento scudo
detenere un quadro all'estero non era rilevante ai fini della normativa sul monitoraggio. Dopo lo scudo fiscale ci hanno detto anche quegli asset che potenzialmente possono essere produttivi di redditi rilevanti in Italia, perché ad esempio ho dato il quadro a una galleria che per l'utilizzo mi corrisponde un compenso, oppure faccio sistematiche operazioni di compravendite di opere d'arte che quindi non mi fanno più essere semplicemente un collezionista ma diventare qualcosa di diverso, operazione potenzialmente rilevante e quindi da dichiarare il possesso di quadri all'estero che erano stati, ripeto, trascurati nelle precedenti edizioni di Scudo. Quindi da questo punto di vista ritengo che sarà un argomento che verrà posto all'attenzione degli operatori. Qualitativamente, quantitativamente è un soggetto che riportando a casa delle somme diventerà ancora più destinatario di tutta una serie di servizi di cui la gestione patrimoniale rappresenta soltanto quello più ovvio. Quali sono quelli meno ovvi? Allora, i servizi meno ovvi, almeno nella mia percezione, sono legati ad un utilizzo patologico di determinati strumenti. Marco, poi ti chiedo di fermarmi quando ho esaurito. Io sono preoccupato per il fatto che non stai utilizzando la presentazione. Ho deciso di non farlo. Perché tu me l'hai chiesta per 2 settimane, io ti ho detto che l'avrei fatta stanotte, l'ho fatta stanotte, ne sono molto contento, però alla fine faccio senza. Però vi sto raccontando quello che ci ho scritto, quindi va bene lo stesso. Poi tu la darai, no? Quindi, volentieri, okay. Chi a chi la vuole. Allora, dicevo, profili qualitativi legati a un patrimonio che è più variegato, che vede negli asset illiquidi una componente rilevante, il mondo opere d'arte. Profili quantitativi che riguardano, no? Un afflusso o ampliamento della ricchezza sulla quale esprimo i miei servizi, di cui la gestione patrimoniale rappresenta solo un esempio, quello più ovvio e evidente, sul quale non mi soffermo perché è talmente chiaro e ovvio che sarà oggetto di vostra attenzione. Quello che a me sembra più interessante invece è capire come, a valle della voluntary, verranno rivitalizzati, ridisegnati e quindi anche i promotori, il private banking, tutti coloro i quali assistono e affiancano clienti affluent, clienti con un patrimonio, famiglie variegate, dovranno tenere in considerazione, vale a dire il mondo della protezione e trasmissione del patrimonio, che ad oggi sono stati improntati all'opacità. La stragrande maggioranza di strutture estere, che si chiamassero trust, fondazioni, Stiftung, Anstalt, ma ci metto dentro anche delle polizze di private insurance particolarmente aggressive, erano funzionali sì a finalità e obiettivi di carattere fiscale, ma che poi di efficientamento portavano veramente ben poco, cioè non andavo a pagare meno imposte creando queste impalcature, ma aspiravo a una protezione. Voi non sapete quanti imprenditori ho incontrato che mi dicevano: ma no, io mi sono creato una provvista estera perché non si sa mai, dal rapimento del figlio passando ai ribaltoni politici di cui la nostra Italia ci ha abituato, no? Quindi tutto questo che veniva gestito facendo del segreto bancario, dell'opacità, della riservatezza il vero driver, dovrà essere, con una logica analoga, declinato in Italia. Quindi saranno somme sulle quali i servizi di asset protection e passaggio generazionale dovranno comunque essere valorizzati e portati avanti dagli intermediari, rendendo quindi finalmente funzionali allo scopo degli strumenti potentissimi, trust e polizze su tutti, che ad oggi avevano, anche nella percezione dell'utilizzo e dell'abuso che ne veniva fatto, un grado di pericolosità e di rischiosità e di driver fiscale che oggi ritengo che non ci sarebbero più. Sì, infatti proprio a questo proposito io farei intervenire il dottor Varen, perché ricollegandomi a quanto stavi dicendo tu poco fa, per capire quali saranno poi le soluzioni di investimento adottabili, proponibili, scusate, al pubblico, a coloro che faranno questa regolarizzazione. Sì, io, Marco, innanzitutto nel ringraziarti per avermi invitato, in questa sede vorrei parlare da collega più che da presidente EFPA, perché dopo 30 anni di professione che continua a svolgere, ovviamente la risposta deve essere non istituzionale ma da collega. Ed è proprio la risposta che noi vogliamo. Tutto ciò premesso, mi corre l'obbligo di fare dei passaggi iniziali, cercherò di essere breve. Il primo concetto è un concetto di riservatezza. Vado subito diretto al punto. Anni fa
alcuni grandi intermediari hanno già dato su interventi più o meno a gamba tesa di chi controllava la lecità di alcune operazioni, per cui la prima cosa che mi preoccupa, lo dico da collega, attenzione alla massima riservatezza. Sono argomenti che assolutamente non vanno trattati al telefono, per essere chiari. Quindi qualsiasi sia un parente, un amico, un già cliente, un conoscente lontano che vi contatta e vi parla di volontari, il mio consiglio da collega è dirgli: guarda, ti ringrazio, prendiamo un caffè, poi... Quindi chiudere assolutamente l'argomento al telefono, perché con tutto il rispetto dell'approccio al controllo in generale del delinquency in Italia, il telefono direi che è l'oggetto più gettonato per il controllo. Quindi la prima cosa da collega è questa. La seconda è il nostro ruolo. Qui ho degli illustri colleghi, alcuni alti professionisti, altri colleghi di vecchia data come Michele e altri sono rappresentanti di altissime aziende nel segmento private banking. Io ritengo che, come si dice a Milano, a ogni offelia il suo mestè. Quindi non fosse altro che ho una platea di persone così capaci, non sostituiamoci a chi fa questo, quindi scegliamo l'amico Leo o chi si vuole, Michele, piuttosto che altri, ma non sostituiamoci a questo ruolo, sia per normativa, e quindi tu accennavi solo, no, ai rischi imprenditoriali, perché noi siamo tutti piccoli imprenditori, sia per competenza. Quindi se non fosse per competenza che uno si arroga il diritto di saperne, perlomeno per autotutela. Sì, sì, quindi in questa fase si resta un po' dietro le quinte. Sì, poniamo. Dopodiché alcuni colleghi dicono: beh, ma così perdo il contatto con il cliente, e per cui magari poi fa l'operazione da un'altra parte, seguito da un altro professionista, e poi non viene più da me. La mia risposta è: preferisco rischiare di perdere il cliente che cambiare lavoro, per dirla proprio in maniera diretta. Quindi il mio da collega, ripeto, il grosso stimolo che vi voglio dare è: attenzione, perché è una grande opportunità, ma da approcciare con molta cura. Quindi tutto ciò premesso, e quindi secondo me la domanda che dicevamo, quando interviene il collega promotore, private banker, financial advisor, chiamiamolo come vogliamo, consulente Fiolli, diamogli tutti i nomi che vuole, ruoli che vuole, secondo me deve intervenire post regolarizzazione. Questa è la mia idea, e deve solo segnalare professionisti di livello per proseguire tecnicamente nell'operazione. Leo giustamente accennava che ci deve essere un connubio fra quanto pago e poi un secondo dopo dire che la faccio, non la faccio, la faccio con questi schemi. Assolutamente una grande opportunità, perché sennò diciamo solo la parte di pericolo. In questi giorni, e quindi il telefono, io vi dicevo prima, perché mi è già capitato recentemente, un'altra situazione stamattina, saltano fuori come funghi amici di famiglia, non clienti, amici di clienti non clienti, imprenditori non clienti. Quindi banalmente una grande opportunità, quasi più per persone che non seguono di quelle che già segui. Penso che sia un motivo di soddisfazione professionale, ma anche di relazione, pensare che chiamino me o i colleghi che ci sono qua, perché vuol dire che, dato che è un argomento molto delicato, sei depositario di una relazione che è particolarmente delicata, perché non ti chiama per dire: mi è scaduto il pronti termine, ho il certificato in quella banca, mi farebbe piacere fare due chiacchiere, ma ti chiama un argomento particolarmente delicato. Quindi valorizza la nostra relazione futura. Ovviamente poi entreremo nel merito, limite alla prossima domanda su cosa proporre e come proporre. Ovviamente, ed è quello che Marco ti accennava ieri al telefono, è una grande opportunità per approcciarla, c'è un gergo inglese che dice big picture, cioè bisogna approcciare oggi il cliente, e qui Leo è maestro perché da anni lo fa come consulente di alto livello, a tutto tondo, cioè fino a ieri. Fino a qualche mese fa, qualche anno fa, il sistema bancario tradizionale, diciamo nostro concorrente per usare un termine forte, poteva offrire dei servizi anche per le aziende, per le imprese,
che soddisfacevano le esigenze di quel momento, di quel cliente imprenditore, quindi noi seguiamo solo la parte patrimoniale, al limite successore, di passaggio generazionale, di una costruzione tramite questi signori, di un trust piuttosto che quant'altro, ma eravamo in realtà assenti dal punto di vista della natura dell'azienda, del business plan, dello sviluppo, della tesi dell'azienda. Oggi, secondo me, la voluntary è una grande opportunità per affiancare l'imprenditore, e qualora la società mandante abbia strumenti per poter approfondire anche l'aspetto imprenditoriale, o comunque fare avere un atteggiamento mentale nel incominciare a capire che il cliente, per la maggior parte, nel mio caso è imprenditore, più della metà dei miei clienti sono imprenditori, per la maggior parte sono PMI, quindi quelle aziende dai 5-10 milioni ai 200 di fatturato che hanno bisogno di assistenza, perché la grande corporate ha la fila di advisor che lo segue, e oggi secondo me è una grande opportunità, tanto che, permettimi uno spot commerciale, il 4 e il 5 giugno che faremo il nostro evento a Genova di congresso, ho insistito a lavorare col comitato scientifico che costruisce la due giorni, e mi fa piacere che siamo in linea su questo, nel fare una sessione esattamente dedicata alle nuove opportunità, al nostro il nuovo futuro proprio per lato PMI e quindi offerta aziendale per quanto riguarda l'esigenza attuale dell'imprenditore. Quindi voluntary anche, poi se voglio riprendiamo, grande opportunità di ragionare come big picture con il potenziale addirittura non cliente, io lo vedo più così. Quindi un allargamento a 360 gradi dell'operatività in sostanza, riprendendo quelle soluzioni di investimento di cui parlava anche De Rosa, quindi dalla polizza a salire, ecco. Però viste nell'ambito di una figura imprenditoriale che va assistita sempre di più. Quindi mentre fino a ieri diciamo potevamo pensare di approcciarli in maniera distinta, io seguo il patrimonio, ci sarà la banca d'affari o la banca o il consulente corporate della grande banca che segue, adesso secondo me se possiamo innanzitutto parlarne, a prescindere se poi possiamo offrire uno strumento o no, perché il cliente se non ce lo chiede è ben disposto a chiederlo. Non solo, dalla mia esperienza mi sono accorto che se si approccia in questo modo le leve che puoi usare sono più sensibili rispetto a chiedergli dove hai messo i soldi, qual è il patrimonio, chi ti segue e come. Quindi anche professionalmente ci si pone in un modo più alto e più completo. Ma dato che capitale per una buona parte, poi lascio la parola ai colleghi, derivano anche da patrimoni imprenditoriali, perché i casi sono eredità o azienda, più o meno, tranne eccezioni, tutta quella parte poi potrà rientrare con logica anche imprenditoriale, quindi già che ci siamo cerchiamo di capire insieme come possiamo affiancarli. So che volevi dire qualcosa riguardo alle criticità. No, volevo soltanto dire una cosa che poi si traduce credo in un assist anche per Michele Giuseppe. L'intervento e il ruolo dell'intermediario, che è come dire, stato nelle dialettiche iniziali particolarmente circoscritto, perché appunto si diceva la differenza con lo scudo è che nello scudo l'intermediario riceveva le somme, riceveva la dichiarazione, versava le imposte per conto del fisco, insomma era organizzato e strutturato per diventare l'interfaccia tra il contribuente che erogalizzava, scudava e diciamo così l'erario. Il ruolo dell'intermediario nella circolare ha vissuto una profonda rivisitazione, lo lascerò poi dire a voi perché credo che sia un argomento centrale, però comunque mi sembra particolarmente interessante laddove addirittura si ipotizza un intervento pre-presentazione dell'istanza o un intervento spiegato all'interno dell'istanza, perché viatico per l'ottenimento ad esempio degli sconti sanzionatori, quindi dare all'intermediario il compito di essere poi il soggetto attraverso il quale si accede ai benefici premiali. Questa è un'occasione importante perché valorizza il vostro ruolo anche nell'ottica di rappresentare lo strumento che consente al contribuente di pagare meno, e quindi un contribuente che con il vostro intervento riesce a non vedersi decurtato il capitale rimpatriato in maniera così importante come invece tu facevi riferimento alla situazione imprenditori, cioè ci troviamo di fronte a patrimoni che tra 100 rimpatriato lasciano sul piatto 70. 100 rimpatriato, 70, soprattutto nelle situazioni dove appunto la componente sottofatturazione italiana, irregolarità afferenti la società barra attività imprenditoriale sono da regolarizzare congiuntamente rispetto all'estero.
Sì, io volevo cercare di fare un po' una sintesi, visto che siamo quasi a metà del nostro percorso, per capire innanzitutto dal mio punto di vista se le cose corrispondono. Quindi lei, dottor Varenne, in sostanza diceva riservatezza, per il momento stiamo veramente dietro le quinte, aiutiamo il nostro cliente o il prospect, se ne entriamo in contatto, con tutta la riservatezza appunto possibile. Aiutiamolo a trovare il professionista giusto o lo studio professionale, convenzionato meno, perché poi ci possono anche essere, esatto, rapporti di relazione, di amicizia o di stima, che poi un secondo dopo si occupa della cosa. Esatto. Quindi aiutiamolo solo a... Sì, guardandola in un'ottica di business, quindi noi, il promotore può agire in questo modo, indirizzare il suo cliente, il prospect, verso il professionista, parliamo del legale, parliamo del commercialista, e successivamente entrare in gioco con proposte che siano, come dicevamo, a 360 gradi, dirette anche in molti casi all'impresa, visto che i capitali rientreranno attraverso quella porta, in sostanza. Abbiamo accennato finora a qualche criticità, anche questa è una cosa importante, perché le opportunità naturalmente piacciono, le criticità fanno paura e magari possono frenare e costringere a evitare l'opportunità. E allora tornerei invece su questo tema col dottor Muscolo, appunto per sapere se al momento esistono, quali sono i rischi per chi, per i promotori che si volessero candidare a gestire, ad allocare i capitali regolarizzati. Esistono, abbiamo detto di sì, però forse è il caso di andare più nello specifico. È un bellissimo paese l'Italia, no? Splendido, lo adoro sempre di più, perché stiamo parlando di una legge, qualcosa, da un anno grosso modo, gennaio 2014, anche di più. Abbiamo promulgato la legge, si era in attesa poi della circolare dell'Agenzia delle Entrate, prima del provvedimento. In Italia si aspetta sempre qualcosa. Tutti si aspettavano la circolare che dicesse: bene, fate l'operazione, pagate il 10% e se ne parla più. Rischi per nessuno, per i promotori, per le banche, per gli imprenditori. E non è far lavorare anche noi. E non è stato così, ovviamente, no? La circolare non poteva che dire quello che ha detto, cioè nulla, perché c'è tutto nella legge. Adesso aspetto un'altra circolare che spiegherà la circolare come lo scudo. Però qui dobbiamo fare un ritorno al passato e riparlare di scudo. Anche l'operazione di scudo non era un'operazione senza rischi, perché l'antiriciclaggio, la legge 231 del 2007, vigeva anche lì. Quindi anche il MEF, il Ministero delle Finanze, Economia e Finanze, non ha mai detto che non vanno fatti i controlli, la famosa adeguata verifica che è diventata dopo. Su 100 operazioni di scudo che sono stati fatti, 50 non sono scudi. La fortuna è che l'agenzia non li ha controllati. Tutte le volte che è stato posto uno scudo, un caso su due è stato annullato. Questo per dire che lo scudo non era un'operazione mass market, non era il timbro di cui parlava il mio amico e la firma del funzionario di banca o dell'impiegato addirittura, era un'operazione, come sa Leo, come sanno gli studi seri, i professionisti seri, che andava studiata, valutata. Io per fare un'operazione di scudo importante ci ho messo 15 giorni dopo aver sentito l'agenzia, quindi anche l'operazione di scudo non era semplice. Questa non è uno scudo, abbiamo detto mille volte, è un soltanto, una io non la chiamo voluntary, siamo in Italia, come dice il mio amico professor Lupoi, ha citato il trust è morto purtroppo in Italia, cioè poi dopo le ultime sentenze della Corte della Cassazione. Parliamo in italiano, è un accertamento, è una collaborazione volontaria, è un accertamento, perché il cliente si autodenuncia, il contribuente si autodenuncia e l'agenzia accerta. Poi dipenderà dai professionisti, bravi o meno bravi, a fare in modo che vengano accettati la documentazione e le imposte più scontate possibili. Su 100 professionisti questa operazione saranno in grado di farla soltanto 80. Non lo dico io, l'ha detto il presidente dell'ordine dei commercialisti, non lo dico io. È stato molto generoso, ma non sono io professionisti, sono è gente che così si spaccia per professionisti. Bene. È un'operazione paese, recentemente in un convegno importante l'ho definita operazione paese. E allora, se un'operazione paese, se nessuno ne parla, come si fa l'operazione?
Questo qualcuno me lo deve spiegare. E torniamo alla bellezza del paese Italia. Vogliamo le cose, non ne parliamo, ma sì, sottovoce parliamo. Quindi è ovvio che se non si parla dell'operazione, io tutti i giorni parlo di questa operazione, il 1° aprile c'è un convegno davanti a 300 persone all'Università di Roma, rivolto a professionisti, per carità, solo professionisti, i quali hanno la delega, hanno la cosa vaticana, per non sono salvati, no? Quella famosa prima del mandato, dopo no. E ho il ruolo dei promotori, dei consulenti, perché io vengo dal mondo Fideuro tanti anni fa, adesso sono generale, gruppo generale, che come sapete parlavano prima di passaggi generazionali, certo è un'opportunità importantissima questa per il futuro, una volta regolarizzata, per andare a dare i soldi a chi, agli eredi, no? Noi siamo all'avanguardia su questo tema, non faccio spot però generali. Come fanno? I clienti sono delle banche e quindi dei consulenti, io non chiamo promotori che sono consulenti, per restare nel discorso a 360 gradi. Ormai la consulenza si svolge sul piano fiscale, sul piano civilistico, non dico su quello penale, perché i clienti chiedono di tutto ai consulenti, questo è ovvio. E ovviamente chiederanno su questo tema cose. Basso profilo, certo, bisogna mantenerlo il basso profilo. Al cliente fate una lezione teorica su questa legge italiana. Io non ti conosco, non so chi sei, c'è una legge in Italia che dice questo, poi vedete. Io parlo con i clienti, che non mi raccontano mai notizia di reato, perché ovviamente sono tenuto anche io agli obblighi antiriciclaggio, no? In generale, un mio amico mi ha raccontato questa barzelletta, ci sono dei fondi, come fa il suo amico, non conosco nome e cognome, siamo in Italia. Però è ovvio che le criticità per voi, per chi si occupa, scusi i professionisti, nella prima fase, dopo ci sono tutte, quelle dell'antiriciclaggio, l'autoriciclaggio viene dopo. Poi mi piacerebbe sapere chi conosce realmente, chi sa veramente che significa autoriciclaggio, no? Perché se no parliamo di paroloni, abbiamo sui giornali tutti i giorni c'è autoriciclaggio, sono pochi in Italia quelli che sanno che cos'è l'autoriciclaggio, che è una bestia molto brutta. Se prendiamo l'interpretazione cattiva, no? Di qualche talebano, un quarto d'ora di manette con il reato di autoriciclaggio ce lo facciamo tutti, punto. Un quarto d'ora, dopo ci devo, perché il concorso ce lo danno sempre. In realtà, quindi, ovviamente basso profilo, ovviamente non parlare al telefono, ma è ovvio questo, non ripeto cose scontate. In realtà nella legge ci sono delle criticità importanti. È una buona legge, si può migliorare, non so se si riuscirà a migliorarla, si poteva fare meglio, ma è l'unica alternativa possibile per far rientrare in Italia i capitali. Si pagano le imposte tutte, ma quelle che non ha pagato, caro signore, tanti anni fa, le paga adesso. C'è uno sconto sulle sanzioni, importante sconto. Oggi qualcuno sul Corriere diceva, ho letto, non è no, lo sconto è importantissimo, perché in alcuni casi si paga pochissimo. Quali sono alcune criticità evidenti che mi vengono in mente? Intanto la parte penale che raddoppia i termini. Non so se si riuscirà a modificare, perché quando noi sentiamo parlare di 4 anni dobbiamo andare a vedere se sotto c'è la rilevanza penale, 30.000 o 50.000, quello si raddoppia. L'altra criticità importante è che normalmente il 65% di questi capitali sono detenuti all'estero da imprenditori, soci di aziende, imprese, e quindi c'è il reato societario. Il reato societario pesa tantissimo a livello IRES, IRAP, IVA. Solo questo pesa per il 51%, senza sanzioni. Dall'altra parte c'è la parte personale, persona fisica, quindi abbiamo dei costi enormi. Qui non sto entrando nel piano penalistico, non è coperto, voi sapete che l'operazione, perché anche questo bisogna, copre soltanto alcune evasioni, alcuni reati fiscali del 74. Ne lascio fuori uno importante, la frode fiscale, quello è fuori, anche un altro importante, sottrazione di imposte. Però dal lato societario non c'è la copertura del reato del falso in bilancio, dell'appropriazione indebita. E allora lasciamo in mano alle procure la possibilità di riaprire l'operazione chiusa, la voluntary, perché l'Agenzia delle Entrate, l'ADE, come si chiama, incassa i soldi e invia, manda tutto alla procura. In automatico, entro 30 giorni. La procura può fare quello che crede. Attenzione che i reati sono stati commessi. La legge li rende non punibili, non è che estingue i reati. Attenzione,
sono stati commessi, sono non punibili. Ciò significa che se la stessa persona commette un altro reato, si cumulano. Il reato c'è, quindi questa è un'altra criticità importante, perché le cose, ovviamente, normalmente queste conferenze si fanno sempre col tributarista e col penalista, vanno spiegate bene. Il reato non è cancellato, è reso soltanto non punibile quella serie di reati, altri non sono stati toccati per niente. Quindi le maggiori criticità sono nello spiegare correttamente la legge, che ripeto è un'ottima legge, e bisogna, voi no, basso profilo, chi può deve indurre i contribuenti a utilizzarla, perché se non ci saranno altre occasioni. Chiudo questa cosa per non... Quando parliamo di Italia, no? Un paese strano, l'ho detto prima, bello, non strano, se metto a confronto la collaborazione volontaria italiana con quella francese, è nettamente più penalizzante quella francese. Quella francese è ripartita nel 2013, i costi, le sanzioni sono molto più alte, poi lì sapete che c'è la patrimoniale superata, quindi sono molto più alte. Quindi quando diciamo che questo non è uno scudo, è un pagare le imposte con delle sanzioni molto molto ridotte. Il ruolo degli intermediari è successivo, ovviamente, dopo l'intervento del mio amico, gli auguro tante volontari, collaborazioni volontarie, diffidate dai venditori di fumo che promettono di fare questa operazione pagando 500 euro un pranzo, perché è una operazione molto molto complessa, diffidati, i vostri clienti devono diffidare. Ovviamente gli intermediari faranno la parte del leone, e soprattutto le fiduciarie, che già l'hanno fatto con lo scudo, perché Leo ha citato alcune attività che vanno dichiarate nel modello RWV, e quelle si faranno solo con la fiduciaria. Parlo di partecipazione societaria, parlo di gioielli, parlo di quadri, parlo di tutta una serie di attività che solo con la fiduciaria si faranno. Polizze, quelle vere, non quelle fasulle. Non mi fate citare delle polizze attualmente nell'occhio, però quelle vere, ci sono le polizze vere, che sono un bellissimo strumento di protezione e passaggio, però devono essere vere. Se sono fatte per eludere o evadere, non vanno bene, difatti qualcuno sta pagando per questo. Quindi gli intermediari faranno la parte del leone, e le fiduciarie. Le fiduciarie, qualche fiduciario oggi si sta muovendo, e anche io ve lo dico, sempre fra professionisti, per chiacchierare, spiegare, dire, raccontare. Non tutti sono bravi come Leo o come altri miei amici, alcuni professionisti non conoscono l'operazione, io lo sto seguendo da un anno esatto, e quindi parliamo con i professionisti per cercare di spiegare a loro che cos'è l'operazione, come va fatta, e poi loro si riferiranno ai clienti. Però è una grossa, grossa, grossa opportunità, ovviamente per tutti i gruppi, poi vincerà il migliore, il più bravo, e noi siamo fra i migliori e vinceremo, insomma. Beh, per fortuna ci sono poi anche tanti altri gruppi, naturalmente. Assolutamente sì, auguri a tutti. Io volevo avviarmi verso la conclusione della nostra conferenza con una provocazione. Questo ruolo è, diciamo, di competenza del dottor Marsi in questa occasione, perché siamo partiti dalle opportunità, siamo passati dalle criticità e arriviamo ai punti di domanda. E in questo caso il punto di domanda è relativo alle differenze, al già citato scudo fiscale, no? Lei mi diceva che, insomma, non per forza, non necessariamente, almeno in tempi brevi, questa voluntary si tradurrà in qualcosa di tangibile per il pubblico che ci sta ascoltando. Come mai? Non so se mi si sente, sì? Perfetto. Ma Leo prima aveva detto una cosa secondo me molto giusta, aveva iniziato a fare, ha accennato soltanto alla differenza tra lo scudo fiscale e la voluntary disclosure. Ecco, secondo me sono proprio due cose separate, soprattutto se lo si guarda e se si cerca di fare una previsione sui flussi di entrata dei capitali che ci saranno. Molte volte, ultimamente, alcuni giornalisti continuano a chiedermi: ma secondo lei ci sarà lo stesso flusso, gli stessi flussi che abbiamo avuto durante gli scudi? Allora, mentre io sono ottimista per quanto riguarda il prelievo fiscale che seguirà ai voluntary disclosure, perché a mio parere è l'ultima spiaggia per chi deve regolarizzare delle posizioni estere, quindi io sono convinto che da un punto di vista fiscale ci sarà un prelievo importante e ci saranno parecchie adesioni, magari di corsa, magari alla fine, perché siamo italiani, però
credo che ci saranno ci sarà una grande adesione. Sono un po' più scettico per quanto riguarda i flussi che entreranno in Italia. Questo perché? Perché, come Leo diceva prima, mentre sullo scudo c'erano degli attori passivi e degli attori attivi, gli attori attivi erano gli intermediari italiani che comunque facevano tutto praticamente, non c'era neanche, diciamo, bisogno del fiscalista, c'era un modulo molto semplice, si pagavano imposte, ci si metteva d'accordo con la banca estera per il trasferimento dei fondi o dei titoli. In questo caso invece, e quindi le banche svizzere in quel tempo erano, come posso dire, un soggetto passivo, subivano lo scudo fiscale, poi nel tempo hanno cercato, visto che di scudi ne abbiamo fatti più di uno, si sono attrezzate e hanno aperto fiduciari, aperto branch in Italia, eccetera, eccetera. Noi arriviamo alla voluntary dove i ruoli si invertono, abbiamo il soggetto passivo che era quello attivo dello scudo, che sono gli intermediari italiani, che francamente hanno un ruolo del tutto marginale, e abbiamo il soggetto attivo che invece sono due in questo caso, sono la banca svizzera che di fatto, permettetemi il termine, minaccia il cliente dicendo ti devi regolarizzare, e guarda caso il cliente atterrito chiede alla banca svizzera ma come faccio? Ti do io il fiscalista che ti può guidare in questo. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo le banche svizzere che attraverso il loro network di fiscalisti indirizzano i loro clienti verso la regolarizzazione. È difficile pensare, uno perché la voluntary è più complessa, è difficile pensare che ci sarà poi la volontà delle banche svizzere e dei consulenti naturalmente a cui queste banche svizzere hanno appoggiato i loro clienti di effettuare subito un trasferimento di soldi dalla Svizzera, diciamo così, o comunque dall'estero in Italia. Io credo che questo avverrà poi nel tempo. Nel tempo quello che succederà è che i clienti, una volta vissuta la voluntary disclosure, una volta che hanno regolarizzato i loro investimenti finanziari oltre all'estero, diciamo così, decideranno poi con tutta calma dove far confluire questi risparmi. Quindi io credo che il flusso per quanto riguarda gli intermediari finanziari sarà un flusso diciamo un po' posticipato rispetto a quello che abbiamo vissuto nello scudo. Quindi questo non vuol dire che i soldi non arriveranno, ma che ci metteranno un po' più di tempo probabilmente. Sì, sarà una scelta che si sedimenterà nel cliente, nell'investitore, che poi a un certo punto, passato questa situazione del voluntary disclosure, deciderà dove tenere questi soldi. Alcuni faranno una scelta di tenerli comunque all'estero, regolarizzandoli, perché comunque sia c'è molti imprenditori o molte persone benestanti che dicono che è meglio avere comunque un'amichetta all'estero, non si sa mai che cosa succeda, o una minestra a seconda dei favori culinari, ma altri invece diranno ma insomma io li voglio anche utilizzare, io li utilizzo in Italia, vuoi per l'impresa, vuoi per i miei bisogni personali, e quindi se li riporteranno in Italia. Quindi sarà una cosa, a mio parere, un po' più strisciante, ecco. Esatto. Sì, forse andiamo sullo stesso punto, nel senso che io volevo a questo proposito chiedere, gli operatori italiani, le banche italiane oggi hanno degli strumenti per competere con la gestione, ad esempio svizzera, no? Perché tempo fa si diceva i capitali sono lì perché ok, ho dei vantaggi fiscali, però c'è anche un discorso gestione, quindi di competenza. Questo è una cosa superata, possiamo vederla superata? Ma io sono convinto che la competenza in Italia è altissima, io sono assolutamente convinto che non abbiamo niente da invidiare a nessuno per quanto riguarda le capacità di gestione, i prezzi, la competenza delle persone. Semmai io ritengo che sarà un problema per gli operatori di oltreconfine, perché loro non erano abituati a gestire dei soldi esteri in piena e aperta competizione gli uni con gli altri, in piena e aperta trasparenza, con una competizione anche per quanto riguarda
le commissioni e naturalmente poi la visione e la capacità. Molte volte si scordavano di avere i clienti, tanto non li vedevano mai, qualunque cosa gli presentavano andava bene. Noi, secondo me, in Italia abbiamo fior fiore di professionisti e fior fiore di strutture. Quindi un processo lento, ma che comunque si compirà, arriverà a compimento magari in qualche anno. Secondo me sì, io ritengo che i flussi da noi arriveranno tra l'anno prossimo e tra 2 anni, voglio dire. In 2 anni io credo che ci sarà un buon flusso che entrerà verso il nostro paese. Sì. Io ho interrotto il dottor Muscolo, al quale passo il microfono. Sì, volevo solo dire questo. Anche con lo scudo? Non è vero, cioè non è vero, dissento da quanto dice, lo scudo era, ribadisco, un'operazione molto difficile, non era un timbro, come sa, è stata volgarizzata col timbro, ma non era un timbro. Seconda cosa, anche con lo scudo il 50% dei capitali regolarizzati sono stati fatti con rimpatrio giuridico, nel senso sono rimasti all'estero, 52 miliardi e mezzo su 105, e qui hanno giocato un ruolo importante le fiduciarie, poi, ma perché erano operazioni particolari. In questo caso, perché io devo tenere i patrimoni, una volta regolarizzati, resi trasparenti al fisco, non al vicino di casa, all'estero? Perché mi danno una migliore gestione. Benissimo, sono più bravi, discutiamo, ne parliamo. Perché mi danno costi più bassi? Lui ha detto, in realtà i costi all'estero sono molto molto più alti. Una volta caduto meno il velo, l'opacità, ma io li porto in Italia i soldi. Quindi io su questa voluntary collaborazione vedo un rimpatrio molto più veloce dello scudo, perché lo scudo era anonimo, rimaneva anonimo, ricordatelo, questa è un'operazione completamente trasparente, il fisco sa tutto, allora perché li tengo lì? A meno che non gestore della BSI, dico una banca o UBS, dia un 10% al mese al cliente, ma poi si attrezzano anche gli italiani e daranno lo stesso 10%. La fiscalità va pagata in Italia, secondo la tassazione italiana, con i costi esteri. Qualcuno dice, perché devo tenerli lì? La domanda se la fanno tutti, dal mio punto di vista, poi magari mi sbaglio. Leo, forse anche tu volevi dire qualcosa in proposito. Sì, volevo dire una cosa che, come posso dire, secondo me sintetizza qual è la vera opportunità di questa procedura. Allora, il sogno di ogni professionista, che sia un professionista della finanza, un professionista del diritto, un professionista del marketing, è di conoscere bene il suo cliente attuale o potenziale, perché dalla quantità di informazioni che noi abbiamo riusciamo a implementare un'offerta su misura, mirata. E nella, diciamo così, dinamica della voluntary disclosure, questo grado di conoscenza è esponenzialmente più elevato rispetto a quello che avveniva con lo scudo. È vero che l'intermediario ne era un interlocutore, quindi aveva una diretta riferibilità, però è vero che abbiamo visto mille volte con lo scudo che facevo più scudi con più intermediari, che facevo scudi parziali, che sostanzialmente avevo la possibilità normativa di gestire, diciamo, più tavoli e di fare il gioco delle tre carte, anche con gli intermediari, i quali non riuscivano ad avere una visione d'insieme del proprio cliente. C'erano tutta una serie di asset che non venivano dichiarati, c'erano per esempio gli assetti partecipativi. Io vedo in questo frangente l'ultima e definitiva, diciamo così, regolarizzazione di tutte quelle catene societarie che portavano le aziende italiane ad essere detenute attraverso fiduciari, azioni al portatore, holding del Delaware e via discorrendo. Quindi noi abbiamo un'opportunità straordinaria di conoscere bene il nostro cliente, quindi di avere una rappresentazione, diciamo, a tutto tondo di quelle che sono la varietà dei suoi asset, anche imprenditoriali, la varietà dei suoi profili, anche di rischio, e quindi su questo secondo me dovremmo attrezzarci professionalmente, perché un soggetto rischioso è un soggetto, e ovviamente con un patrimonio significativo, è un soggetto che ha bisogno di servizio. E nella, diciamo, capacità di offerta che il sistema italiano ha, io dico sempre che il fiscale, lo dico dei fiscalisti perché chiaramente parlo del mio mestiere, un fiscalista italiano rispetto a un fiscalista svizzero è un fenomeno,
ma non per un fatto cerebrale, ma perché è un fatto darwinistico. Cioè, se io sono costretto ad allungare il collo come una giraffa per andare a mangiare il frutto in alto, e invece in Svizzera potevo fare due chiacchiere con l'amministrazione, quanto facciamo? 10%, ma no dai, dammi il 15%, 12% e non ne parliamo più. Capite che la partita è una partita talmente dispari che necessariamente la competizione che l'Italia mi porta, la complessità, la secondo me farà del nostro mercato un ambito dove le opportunità potranno essere colte con grande intensità. Tu hai fatto un riferimento ai costi, ve ne dico uno tanto per così colore. Un cliente mi faceva vedere il suo estratto conto in cui i costi di tenuta conto erano di qualche decina di migliaia di euro. Un conto importante, per carità, ma costi di tenuta conto. Quindi, cioè, io sono convinto che, posto che con questo i clienti pagavano la riservatezza, quando la riservatezza viene meno non c'è più, no, motivo di rimanere necessariamente a farsi gestire da qualcun altro. Forse il dottor Varenna. Sì, io proprio al volo, perché siamo in, alla fine, direi che sono in una posizione intermedia fra Michele e Giuseppe, nel senso che condivido che sia una grande opportunità per tutta l'industria e per i professionisti. Ritengo, e ho già avuto alcuni segnali, che alcuni clienti siano un po' impauriti di questa cosa, quindi può essere che sentano l'assistenza della banca svizzera, che un po' ci gioca ovviamente, come non devo portare in Italia il dischetto e i documenti, piuttosto che, oppure magari comincio a lasciarli qui, quindi fare il rimpatrio giuridico, magari pur essendo seguiti da un professionista di livello su Milano. Quindi potrebbe essere il pezzo fiscale seguito in Italia, e ahimè per noi magari all'inizio non tutto il pezzo fisico portato all'intermediario italiano. Assolutamente sì, la mia esperienza, ahimè ventennale, perché non sono più trentennale, non sono più giovanissimo, statisticamente 9 volte su 10 il cliente in Svizzera chiedeva riservatezza ai tempi del franco svizzero, rivalutazione e basta. Io mi ricordo più di una volta che andavo insieme ai clienti e c'era sempre qualcosa che mancava dell'estratto conto che ci davano. Non so perché, c'era un titolo in scadenza che non c'era ancora la contabile, una spesa non ancora calcolata, un ratio maturato che non era ancora maturato. E questo era di grandissime banche, quindi non fosse solo per quello, su quella partita siamo vincenti in assoluto. Sul resto ce la giochiamo nel tempo. Esatto, cioè, ce la giocheremo, vedremo nel tempo chi di noi, quale visione di quelle espresse avrà poi la meglio. Io spero che, ormai ci avviamo a conclusione, siamo veramente in conclusione, spero che da questa tavola sia emerso qualche elemento in più per il vostro lavoro, per affrontare questi mesi che porteranno al clou della Voluntary, che pare dovrebbe essere intorno ai mesi estivi, insomma, quindi comunque sempre prima di settembre, e speriamo di avervi dato qualche carta in più da giocare nella vostra professione. Grazie a tutti, e gli ospiti restano naturalmente a disposizione per delle domande.